29 luglio 2020. Bene, questa serata in realtà, intanto grazie a tutti i partecipanti a questa serata, in realtà questa serata doveva essere svolta il 25 marzo 2020, giorno dedicato a Dante Alighieri. Come dicevo qualche giorno fa, il Covid l'ha impedita, però noi siamo rimasti sul tema e abbiamo inserito quella serata del 25 marzo, l'abbiamo inserita questa sera. Non vi nascondo che abbiamo avuto, diciamo, un po' di remore prima di decidere di avvicinarci al gigante Dante. Però non potevamo fare a meno. E quindi questa sera non basta Beatrice ad accompagnarci nel percorso, ma ci saranno Simona Masciaga, che prenderà la parola fra poco, poi c'è Luciano Figliomeno, Antonino De Giorgio e la voce narrante di Vince Mugliani. Spero che un applauso, sì, ci vuole. Non vi annoierete. A dopo allora. Simona, tutto tuo. Ok, grazie Presidente. Buonasera a tutti, siete tanti, siete belli, grazie di essere qui questa sera. Il discorso su Dante Alighieri è un discorso molto complesso, molto profondo, di tematiche infinite. Noi questa sera affronteremo un percorso un po' particolare, partendo da l'umano, il sensibile e l'ignoto, proprio attraverso la figura di Ulisse. Ma prima di entrare nel vivo del dibattito che poi ci sarà e dell'approfondimento culturale del professore Luciano Figliomeno e del professore Antonino De Giorgio, noi dobbiamo dire una cosa: siamo un popolo, siamo una nazione, ma soprattutto siamo una lingua. La lingua, sì. Dante, possiamo dire che è stato quello che ha tessuto l'intero ordito di un tessuto favoloso che è la lingua italiana e che ci permette di comunicare. È vero, ultimamente è entrato a far parte del nostro dire lockdown. Qualche anno fa un bimbo aggiunse petaloso e chissà quale altra diavoleria succederà oggi domani. Però dobbiamo dire che su questo tessuto che ci unisce da nord a sud, da est a ovest, Dante Alighieri l'ha ritrovato nel fiorentino, nella lingua volgare, e lo ha arricchito con semplicità, proprio come era nella sua persona. Dante nasce a Firenze nel 1265, tra la fine di maggio e i primi di giugno, segno zodiacale gemelli. Trascorre un periodo storico non bello, non brutto, non indifferente, ma molto ricco. Lotte cesaropapiste e ierocratiche si alternavano, rivendicando chi l'eredità di Costantino, chi eredità dal punto di vista nobiliare, proprio per il dominio. E addirittura in quel periodo, ricordiamo dal 1200 in poi, 1289, 80, sì, 89, i Vespri siciliani, la lotta tra gli Aretini, Ghibellini e Guelfi, fiorentini, la lotta, la guerra di Capaldino. Professoressa, mi guarda, è giusto? Capaldino, ecco. Scusa, Simona, puoi tenerlo più distante perché ti rimbalza, sì, solo okay. Per te lo dico. Okay. Altresì abbiamo nel 1300 abbiamo il primo giubileo della storia, indetto da Bonifacio VIII,
Abbiamo nel 1309 l'inizio della cosiddetta cattività avignonese, 70 anni di trasferimento della sede papale da Roma ad Avignone. Quindi un periodo storico molto acceso, un fermento politico. E una persona come Dante, nella sua freschezza giovanile, nella sua goliardia, non poteva rimanere indifferente e dare vita a quello che poi dopo sarà lo Stil Novo, una lingua più lineare, più piana, più precisa. Dalla voce di Vincenzo Muià ascolteremo Guido. Io vorrei... Guido, io vorrei che tu e l'Apo ed io fossimo presi per incantamento e messi in un vasello che ad ogni vento per mare andasse a voler vostro e mio. Sì che fortuna o d'altro tempo rio non ci potesse dare impedimento, anzi, vivendo sempre in un talento di stare insieme, crescesse il disio, e monna Vanna e monna Lagia poi con quella che è sul numero delle 30 con noi potesse ponesse il buono incantatore e quivi ragionar sempre d'amore e ciascuna di lor fosse contenta, sì come i credo che saremmo noi. Grazie Vincenzo, grazie della tua collaborazione. E quindi abbiamo detto che con spirito goliardico, con la gioia e la freschezza dei vent'anni, Dante intraprende anche la carriera politica, addirittura diventando nel 1300 priore di Firenze. Condannato poi all'esilio in contumacia, viene allontanato da Firenze e non vi farà più ritorno. Sposerà Gemma Donati, avrà 4 figli, innamoratissima però di Beatrice Portinari, che è la sua musa ispiratrice. Ma Dante non è contento dello Stil Novo, lui non è soddisfatto, è un vulcano, un continuo vulcano in eruzione, non si accontenta mai. Storia, filosofia, politica, teologia, religione, tutto quello che lui poteva apprendere dal suo maestro Brunetto Latini attraverso il tesoretto, che era una sorta di enciclopedia del periodo, raccoglieva quasi tutto lo scibile umano. Dante dà vita a che cosa? Alla Divina Commedia, anzi alla commedia che poi sarà definita da Giovanni Boccaccio Divina qualche anno dopo. Un viaggio nell'oltretomba, un viaggio nell'aldilà, dove fisicità e trascendenza si incontrano, si prendono per mano. E dobbiamo dire che l'idea di inferno fino a quell'epoca non esisteva, o perlomeno si parlava della cosiddetta Genna, che era un deposito di spazzatura, quindi dove vivevano i vermi, e si pensava praticamente, anche nella Bibbia si diceva, di stare lontano proprio dalla Genna per non finirci dentro, perché quello era il futuro dell'uomo, quindi la parte più sporca, la parte più degradante. Inoltre c'era anche da dire che quell'idea dell'aldilà, quell'idea dell'oltretomba fino proprio al XIV secolo era un'idea che nell'aldilà ci si poteva avere del bene o del male a secondo come ci si comportava nella vita. A Dante dobbiamo dare il merito proprio di aver dato anche ormai nell'immaginario comune quell'idea di inferno, purgatorio e paradiso. Questo viaggio
lui sceglie per questo viaggio, sceglierà Virgilio per quanto riguarda l'inferno e il purgatorio, poi arriverà la beatitudine con Beatrice, la sua donna ideale, la donna che lui ha sempre amato. Virgilio non viene scelto a caso, viene scelto per due motivi. Primo, perché già Virgilio, l'Enea di Virgilio, aveva compiuto un viaggio nell'oltretomba, ma poi anche perché nella quarta Egogla di Virgilio c'è un passo dove si parla della venuta, può essere inteso come una profezia sulla venuta del Messia. Dante si rende conto di questa umanità corrotta, si rende conto che la selva oscura che lui andrà a raccontare è, non è altro che la realtà, la corruzione, l'uomo che si perde nella selva del peccato e ha dato vita a questo. Vincenzo Muià, primo canto dell'inferno. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era sbarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura, e sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Tante amara che poco è più morte, ma per trattar del bene che vi trovai dirò dell'altre cose chi vo scorte. Io non so ben redir come v'intrai, tant'eran pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi che fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle che m'avea di paura ancor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle, vestite già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Allora fu la paura un poco quieta, che nel lago del cor m'era durata la notte che passai con tanta pieta. E come quei che con lena affannata, uscito fuor del belago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata, così l'animo mio, ch'ancor fuggiva, si volse a retro a rimirar lo passo, che non lasciò giammai persona viva. Poi che posato un poco il corpo lasso, ripresi via per la piaggia deserta, sì che il piè fermo sempre era il più basso. Grazie Vincenzo. Luciano Figliomeno. Bene, ecco qui allora il doppio cammino materiale e metafisico di Dante dalle voce di Luciano Figliomeno. Grazie, buonasera a tutti. Premetto che non è facile affrontare Dante perché è una figura estremamente importante non solamente dal punto di vista poetico, ma anche per altri motivi. Leggere Dante, interrogarlo, dialogare con i suoi testi è un'esperienza unica, bella, straordinaria, perciò provo a farlo senza alcuna pretesa interpretativa, solo per emozionarci e ritrovare la nostra dimensione umana nel post-Covid, perché le parole di Dante sono densi di significato e dischiudono nuovi orizzonti. Come ha osservato il dantista americano Charles Singleton, la più grande finzione della Divina Commedia è che non è finzione, non è fiction. È un grande contenitore in cui Dante infila l'intero universo e lo fa con la precisione di un artigiano della parola, la sapienza del filosofo, l'immaginazione del pittore, la sensibilità dell'orecchio perfetto, la maestria del grande regista. Il viaggio dantesco nei tre regni dell'aldilà è da intendersi con un doppio cammino, reale e metafisico. L'universo dantesco è duplice. Per un verso risponde alla visione tolemaica aristotelica e per l'altro a una organizzazione metafisica. All'universo della scienza si sovrappone nella Divina Commedia l'universo della teologia, un universo metafisico e trascendente che sfugge alla ragione umana. Due modelli che in fondo non si escludono a vicenda. Se leggiamo la Divina Commedia sulla mappa dell'universo tolemaico
sì, ok, tolemaico aristotelico, vediamo che Dante parte dalla terra e scende nelle sue viscere, e giunto al fondo della fossa infernale Dante risale, sarebbe anabasi, la discesa, catabasi, risale insieme a Virgilio fino a rivedere le stelle che brillano, scusate, agli antipodi di Gerusalemme, dove il purgatorio si erge solitario in mezzo all'oceano. Dante entra con Beatrice in paradiso e muta natura, giacché il suo corpo è grave e pesante come il nostro, e i corpi gravi non possono salire. La grazia divina, e poi dobbiamo chiederci perché Dante merita la grazia divina. Che cosa ha fatto per meritarla? Diceva Agostino, dice, noi meritiamo solamente la morte, non certamente la grazia divina. Poi dice ancora, e quindi questa grazia divina altera la fisica per consentire a Dante di ascendere come ascendono i corpi levi, i corpi leggeri. E per lui sarebbe stato fatale, dice il teologo Van Balthasar, se la grazia non gli avesse gettato l'amo e l'esca e l'anello magico della salvezza. La volontà in fondo non può nulla senza la grazia. Nella Divina Commedia questo modello di universo convive con un'altra rappresentazione cosmologica differente dalla prima, da apparire quasi opposta, giacché pone al centro Dio e non la terra. Questo secondo universo, essendo metafisico, è visibile per Dante, e nel trentesimo canto del Paradiso scorge un punto che va sempre dilatandosi, sempre allargandosi, e dal quale dipende tutta la natura. Tutta gira intorno alla terra. Da un lato, quindi, il pellegrinaggio, il cammino di Dante, ha inizio nella selva oscura e traccia un cammino sensibilmente intuibile di discesa e risalita. Ma il viaggio immateriale se ne affianca un altro, di natura metafisica, e un percorso sottende l'altro. L'idea di quel viaggio straordinario era stato compiuto da Enea, se vi ricordate, nell'Eneide, dove era sceso agli inferi. Padre eletto, sceso nell'oltretomba per conoscere il destino dell'alma Roma e di suo impero. L'altro era stato Paolo, San Paolo, il vaso d'elezione, il grande vaso dello Spirito Santo, e a cui era stato dato di salire in cielo per cercarne conforto a quella fede che è principio alla vita di salvazione. E Dante dice, io non Enea, io non Paolo sono, me degno né a ciò che né io né altri l'erede. Ha un valore invece fondamentale nelle cosmologie più antiche un altro fenomeno, la velocità delle sfere. Non solo perché riflette l'intensità del loro amore per Dio, ma anche perché produce dei suoni che variano al variare del moto rotatorio, e il cielo più prossimo emette un suono acuto. Pitagora ha definito la somma di questi suoni la musica delle sfere, l'armonia delle sfere. Questa armonia celeste accompagnerà Dante fino alla tappa finale del suo viaggio ultraterreno, se è vero che l'assenza di musica nell'Empirio, l'Empirio era il paradiso, il luogo dove c'erano i beati, no? E Dante presenta questi beati come Tommaso e Bonaventura come se fossero delle corone danzanti, e Dante li paragona questi due santi, diventati santi, e come se fossero uguali alle stelle. Quindi questo viaggio ultraterreno dell'Empirio, cioè, non è l'affermarsi del silenzio quanto il giungere della musica a una perfezione metafisica non percepibile a orecchio umano. Di questo ne hanno parlato Platone, Cicerone, Shakespeare e via dicendo. La selva oscura in cui Dante si ritrova al principio della commedia, come un luogo fisico realmente esistente, punto di partenza di un viaggio altrettanto fisico e reale, al di là del suo scenario immaginario, il viaggio comincia quando Dante, per indicarci il giorno e la stagione dell'anno, fa riferimento alle stelle e scrive: tempera dal principio del mattino, e il sole montava in su con quelle stelle che erano con lui
quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle. Apprendiamo così che era l'alba inoltrata e il sole entrava nella costellazione dell'Ariete quando, stando alle tradizioni ebraiche e cristiane, Dio aveva creato l'universo dell'equinozio di primavera. Le stelle, che per Dante sono ninfe eterne, nove parvenze, bellezze eterne, cose belle, tornano al termine di ogni cantica sino al verso finale del paradiso, dove l'amore che muove il sole e le altre stelle chiude il poema riecheggiando i versi che nel primo canto dell'inferno avevano inaugurato il viaggio di Dante. Il poeta, in tutte e tre le cantiche, conclude sempre con le stelle. Nell'inferno dice: e quando uscimmo a rivedere le stelle, nel purgatorio puro e disposto a salirla alle stelle. Dio è detto amore divino. L'azione dell'amore divino è quello di muovere. Il verbo muovere si trova spesso nel Divina Commedia. Creare significa imporre il moto, e viceversa, dare il moto vuol dire creare. L'atto della creazione coincide con il principio stesso del movimento. L'inizio del viaggio dantesco è dunque sancito dal riferimento alle stelle, che dopo la discesa nel cieco mondo ricompaiono all'uscita dell'aura morta nell'ultimo canto dell'inferno. La prima cosa che Dante nota è che Venere, splendendo in cielo insieme ai pesci, faceva ridere tutto l'ambiente. Insomma, la luminosità degli astri non abbandonerà mai il viaggio di Dante, al contrario, andrà sempre più intensificando lungo il cammino che dal purgatorio lo condurrà in paradiso. Vale la pena sottolineare che nessuno prima di Dante aveva osato descrivere i regni ultraterreni, a meno che mai Dio. E infrangendo la lunga tradizione della inaffidabilità del regno di Dio. Ciò non toglie che più volte nel corso del paradiso, in particolare nell'ultimo canto, il poeta dubiti delle sue forze, è esitante, è incerto, è impaurito come un bambino che bagna ancora la lingua alla mammella. Si è assalito a più riprese dal timore di non essere all'altezza dell'opera intrapresa, ma incontrerà lungo il viaggio, il suo cammino, l'antenato cacciaguida, che lo inciterà a proseguire nel suo viaggio e a dire tutto ciò che è richiesto dire a un profeta. E Dante riconosce il suo debito a Gioacchino da Fiore, il nostro calabrese, quando dice: luci mi ha lato, mi risplendeva al mio fianco il calabrese abbato Gioacchino di spirito profetico. E come sappiamo, giungerà alla fine, il poeta si conclude, ma consideriamo che con la consonanza, cioè la corrispondenza tra l'amor che muove il sole e le altre stelle del verso finale e l'amore divino che nel primo canto della commedia mosse di prima quelle cose belle, imprime all'opera un movimento circolare che fa sì che l'ultimo verso del poema sia insieme punto di arresto e soglia di un nuovo inizio. Quando Ulisse nel 26° canto parte per il suo ultimo viaggio, dal quale non farà più ritorno, e naviga verso occidente fino a raggiungere lo stretto di Gibilterra, Ulisse si avventura in acque di cui Dante ignora i riferimenti geografici. Non è da escludere che avesse udito qualcosa dal suo maestro Benedetto Latini, il quale, essendo stato a Toledo, sapeva che gli arabi navigavano anche nell'oceano, perlomeno fino alle coste del Marocco. Giunto finalmente in vista di un'isola sconosciuta, Ulisse fa naufragio e pone fine al suo racconto. Alla domanda di Virgilio, che lo interroga sul luogo della sua morte, l'un di voi dica per lui perduto a morir gissi, uno di voi dica dove da parte sua andò a morire, Ulisse tace, non risponde. L'eroe di Omero non può sapere che la terra intravista prima di inabissarsi è il purgatorio. E quando all'inizio della seconda cantica Dante, approdato su quelle stesse sponde, dirà: mai non vidi navi navigar su acque omo, che di tornare sia posce sporco. Cioè che non vidi mai navigare le sue acque nessuno che sia stato degno, in grado di tornare. Apprendiamo così che il lito deserto, la spiaggia deserta, mai raggiunto
da Ulisse molto prima di toccarlo, è lo stesso da cui Dante farà ritorno sano e salvo, missione che a lui era stata affidata dal cielo e che consisteva non soltanto nel superare la difficile prova cui era stato chiamato, ma nel riferire in pro del mondo che malvive quello che nel viaggio nell'aldilà aveva preso. Le stelle dantesche, alla fine di ogni cantica, si insinuano nella trama stessa dell'opera, offrendosi come una delle immagini narrative e metaforiche più ricorrenti. Nell'universo immateriale, Dante impiega il mito, la poesia, il poeta scorge il nome di Cristo e lo paragona ai pleni luni sereni, in cui Trivia, che era il nome mitologico della luna, ride tra le ninfe eterne, ossia tra le stelle che adornano la volta celeste. L'ultimo canto, il 33esimo, canto del paradiso, per descrivere Dio, cosa che nessuno aveva fatto prima, Dante dice, questo è un riferimento aristotelico, sostanze, accidenti e corpostume quasi conflatte insieme. Le sostanze è ciò che esiste di per sé. Accidenti è il modo variabile e non necessario, appunto accidentale, dell'essere delle esistenze, e l'orcostume sarebbe il rapporto che lega questa sostanza accidente, cioè da questi due anni, ma aggiunge quasi conflatti insieme, quasi unito insieme. Insomma, in Dio si riunisce tutta l'esistenza, e questa unità in Dio è quindi il senso di tutta l'esistenza ottenuta per forza d'amore. Il centro dell'universo è un punto di massima condensazione, un nucleo che si concentra e poi si espande sempre più fino al termine della visione. L'uomo è al centro del cosmo. Poi Dante non riesce più a spiegare. La mente del poeta è colpita da una luce intensa, da un fulgore, e le parole vengono meno. Gli ultimi quattro versi del Paradiso dicono: all'alta fantasia ti mancò ossa, cioè l'intelligenza razionale venne meno, mancò la forza e prosegue, ma già volgeva il mio desio e il bene, cioè ma già mi guidava il mio desiderio e la mia volontà. Siccome ruota chi ugualmente è massa, come su una ruota che si muove a velocità costante, oppure si potrebbe dire al modo in cui muove il cielo nella sua eterna e perfetta rivoluzione, l'amore che muove il sole e l'altra stella. Nel porre il soggetto, l'amore che muove il sole e l'altra stella, Dante è diventato come il sole, come le altre stelle. Il suo desiderio è mosso, cioè ricreato da Dio, che allo stesso modo aveva mosso, cioè creato, le stelle all'inizio del poema. Dante, alla fine della commedia, è diventato una stella. La stella che illumina il cuore di Dante e Beatrice è la luce che illuminò il poeta quando si ritrovò per una selva oscura. E colei a portare Virgilio un suo soccorso, il quale guida Dante verso il dilettoso mondo. È lei a mostrare l'ordine dell'universo, l'ordine delle sfere celesti del paradiso. Arrivare al giardino beato non sarebbe stato possibile senza il pulsare di questo amore. L'amore che partì dal cuore e lo spinse a iniziare il viaggio. Merita, e finisco, un'attenzione ulteriore alla riflessione dello studioso Charles Singleton, che richiama l'attenzione sul singolare scambio e sintesi che interviene fra l'io di mi ritrovai per una selva oscura e il noi nel cammin di nostra vita, fra l'individuale personaggio che si fa protagonista di un viaggio e l'umanità, il noi in cui l'io di Dante è soggetto del vivere e dell'agire, e il suo viaggio doveva servire da esempio. Nell'allegoria il viandante è qualsiasi cristiano, è l'uomo viato, ma a rigore di termini non è ogni uomo, e piuttosto è qualsiasi uomo. Chiunque possa essere scelto per questo viaggio a Dio mentre vive ancora in questo mondo, dove tutti, volenti o nolenti, sono viandanti. Allora, abbandonando l'io dallo smarrimento della selva oscura, ognuno di noi intraprenda il cammino comune del noi, decliniamo questo pronome personale. L'esperienza della pandemia ci ha fatto smarrire, ma il riscatto è possibile
ci si passa dall'individualismo alla dimensione comune e sociale della nostra umanità. Grazie. Grazie Luciano, sì certo, è un viaggio così, posso dire che soltanto la genialità di Dante Alighieri lo poteva immaginare, lo poteva intraprendere, poteva viverlo anche. Un inferno che nasce da Lucifero. Lucifero viene scagliato giù dal cielo, l'angelo più bello, proprio per aver sfidato. Ok? Per aver sfidato Dio viene buttato giù, lanciato giù nel posto più profondo per non essere raggiunto, il centro della terra. Sprofondando dall'altra parte salta fuori dall'altra parte dell'emisfero una montagna, questa montagna è il purgatorio e sopra il purgatorio il paradiso. Quindi tre regni, l'unico viaggio nell'aldilà, fatto in tempi più recenti ovviamente, e figure che si alternano all'interno dell'inferno, cioè qui ci troviamo mezza Firenze, ci troviamo Pignoni, ci troviamo personaggi famosi, Padre Francesca, il Conte Ugolino, e chi più ne ha più ne mette, che Dante, per Dante, più si andava in basso e più la pena era maggiore. Per Dante la più grande delusione, bene, non sapevo che Dante suscitasse anche fuochi d'artificio. Comunque, dicevo, ho perso anche il filo del discorso. Comunque, stavamo parlando della struttura dell'inferno, se non ricordo male, la struttura dell'inferno, eccetera. Dante, in l'inferno abbiamo detto che ci troviamo mezza Firenze e personaggi famosi, Paolo e Francesca, Virgilio stesso nel limbo, perché proprio non ha conosciuto Cristo, di conseguenza non può essere condannato. Più si va in basso, più la pena è grave, è maggiore, e la pena più grande, la delusione più grande di Dante è quella del tradimento, perché Dante si è visto tradito più volte. Innanzitutto dalla politica, dalla sua amata Firenze che l'ha mandato in esilio, e tradito dagli uomini. Conseguenza, il tradimento per Dante è il delitto maggiore che può essere, che ci possa essere. Giù nei traditori, nell'ottava bolgia, canto 26esimo, troviamo la figura di Ulisse. Ulisse è il personaggio, secondo me, più fortunato della nostra letteratura, perché a partire da Omero, poi lo ritroviamo in Dante, e poi dal 1800 in poi lo troviamo in Foscolo, lo troviamo in Pascoli, lo troviamo poi anche in Joyce, nella letteratura inglese, quindi Mr. Bloom, vero Luciano? Nella figura di Mr. Bloom, lo troviamo anche Umberto Saba addirittura lo fa arrivare come un playboy su uno yacht. Ancora lo stesso Moby Dick, la fine di Moby Dick di Capitan Ahab fa la stessa fine identica di Ulisse.
E quindi questa figura, amata e odiata dagli studenti, o amata o odiata, è una figura che oltretutto viene messa da Dante nell'inferno per un giusto motivo. Ulisse, avvolto dalle fiamme della conoscenza, l'amore della conoscenza, perché sono le fiamme della passione per il sapere. Ora ascoltiamo il canto 26esimo, parte del canto 26esimo, perché la prima parte del canto, la seconda parte del canto 26esimo, perché la prima parte è un'invettiva contro Firenze. Dante, deluso di aver trovato così tanti fiorentini nei gironi dell'inferno, inveisce contro Firenze, e lo fa per ben più volte, perché già nel canto sesto, sia dell'inferno, del purgatorio, del paradiso, viene chiamato cosiddetto il trittico politico, dove c'è l'invettiva contro Firenze, poi l'invettiva contro lo Stato e poi alla fine l'invettiva contro l'impero. E qui ancora Dante sottolinea, addirittura si vergogna nella prima parte del canto 26esimo, si vergogna di essere un fiorentino, perché non si sarebbe mai aspettato un atteggiamento simile da parte dei suoi concittadini. Canto 26esimo, seconda parte, da Vincenzo. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando, pur come quella cui vento affatica. Indi la cima qua e là menando, come fosse la lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse: quando mi dipartì da Circe, che sottrasse me più d'un anno là presso a Gaeta, prima che sì Enea la nomasse, né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né il debito d'amore, lo qual dovea Penelope far lieta, vincer potero dentro a me l'ardore, che ebbe a divenir del mondo esperto, a degli vizi umani e del valore. Ma misi me per l'alto mare aperto, sol con un legno e con quella compagna picciola dalla qual non fui diserto. L'un lito e l'altro vidi infin la Spagna, fin nel Morrocco e l'isola di Sardi, e l'altra che quel mare intorno bagna. Io e compagni eravamo vecchi e tardi, quando venimmo a quella foce stretta, dove Ercole segnò i suoi riguardi. A ciò che l'uomo più oltre non si metta, dalla man destra mi lasciai Sibilia, dall'altra già m'avea lasciato Setta. O frati, dissi, che per 100.000 perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia. Di nostri sensi che del rimanente non vogliate negar l'esperienza, di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza. Fatti, non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. I miei compagni feci sì aguti con questa orazion picciola al cammino che appena poscia li avrei ritenuti, e volta nostra poppa nel mattino veremi facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancio. Tutte le stelle già dell'altro polo vedea la notte il nostro tanto passo che non sorgea fuori del mare in suolo. 5 volte era accesa e tante casso lo lume era di sotto dalla luna, poi che entrate eravamo nell'alto passo, quando n'apparve una montagna bruna per la distanza e parvemi alta tanto quanto veduta non avea alcuna. Noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto, che della nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto. 3 volte il fe girar con tutte l'acqua, alla quarta levar la poppa in suso e la prora ire in giù come altrui piacque. Infine che il mar fu sopra noi richiuso. Grazie, grazie tante Vincenzo. La figura di Ulisse, quindi, l'uomo che sfida Dio. Il no plus ultra, non andiamo oltre alle colonne di Ercole. Antonino,
Prego, la figura di Ulisse tracciata da Antonino De Giorgi. Grazie Simona, buonasera, grazie a tutti. Ho scritto, generalmente scrivo ma poi non leggo, però parlando di Dante davanti a voi credo che sia opportuno scrivere e ponderare quello che abbiamo scritto. La figura di Ulisse. Parto da una considerazione. Ogni volta che leggiamo il 26° canto dell'Inferno, alla fine noi ci ritroviamo a guardare in un vetro, nel vetro della nostra mente, nel vetro dei nostri pensieri, e ci ritroviamo sempre con la stessa domanda: ma quell'Ulisse che stiamo guardando in fondo non siamo noi stessi? Per cui cercherò di definire l'idea che ho, che abbiamo, che potremmo condividere, sicuramente discutere sul concetto di Ulisse e su quello che ha rappresentato e che può rappresentare Ulisse e che ha rappresentato e può rappresentare Dante oggi nel 2020. Prima di parlare dell'Ulisse dantesco, credo sia opportuno però fare due rimandi al tema del viaggio. Due poeti molto vicini a noi, molto vicini ai nostri tempi, Ugo Foscolo e Costantino Scavafis, ci hanno dato il senso del viaggiare in quel mare che sia Omero che anche Dante hanno definito, hanno illustrato e hanno raccontato. A Zacinto può essere intesa come la nostalgia del non ritorno, il non ritorno nella terra natia, come scrive Foscolo, mentre Itaca di Scavafis è un elogio al viaggiatore. Se avete letto, se abbiamo letto, se abbiamo conosciuto Itaca, è proprio l'elogio del viaggiatore, dove Costantin Scavafis a un certo punto dice: non è importante arrivare a Itaca, l'importante è il viaggio che facciamo per raggiungere Itaca, e quindi il senso che noi possiamo ritrovare anche nella lettura di questo 26° canto dell'Inferno. Ma nel suo Ulisse vediamo che Dante ci porta a che cosa? Ci porta alle riflessioni sui limiti di un viaggio che è sicuramente, come diceva prima Simona, più metafisico che materiale. Anche se la dovizia di particolari nella descrizione dantesca ci fa pensare, e come ha detto prima Vincenzo, lo abbiamo riascoltato e lo abbiamo ripensato, a che cosa? Ci fa pensare al viaggio di Ulisse come qualcosa di vero, di tangibile, quasi una rotta che noi possiamo ripercorrere e che sappiamo molti viaggiatori, amanti di Dante, amanti dell'Ulisse dantesco, ripercorrono ovviamente senza le tragiche conseguenze della Divina Commedia. Ma anche qui, ancora una volta, emerge chiara quella che possiamo definire la grande, grandissima abilità poetica di Dante nell'usare metafore, richiami storico-mitologici per delineare, sin dai primi versi della sua composizione, della sua commedia, che cosa? Quello che andiamo a ritrovare, il disegno poetico che guida la fede. Dante è uomo di fede. E su questo siamo tutti, penso, d'accordo. Poi che cosa noi andiamo ad intendere oggi per fede è un altro discorso, però Dante... D'altra parte Dante, cioè non siamo qui a discutere sulla diatriba ragione e fede, quindi Dante si sa che lui si ispira prettamente alla Bibbia. Certo, quindi, Dante si ispira alla Bibbia. Vede questo viaggio anche come l'esodo, come la figura dell'esodo dell'esodo biblico. E allora la domanda che ogni tanto ci poniamo e che si pongono gli studiosi è questa: Dante è ultimo uomo del Medioevo oppure apripista del Rinascimento? Perché questo è, Dante è cerniera, ma è una cerniera che chiude o una cerniera che apre? Su questa domanda e sulla scelta della risposta possiamo incanalare ognuno di noi personalmente e con libertà di spirito e libertà di pensiero la lettura del 26° canto. Ma quali sono oggi le chiavi interpretative che ci permettono di delineare il pensiero forse di tutta la Divina Commedia?
Perché possiamo affermare questo sì, senza tema di smentita, che Dante travalica sicuramente il suo tempo e può essere definito uomo moderno. Stiamo a discutere se chiude il Medioevo, se apre il Rinascimento, però ripensando a Dante, ripensando a quello che ha scritto, possiamo tutti essere d'accordo, Dante è uomo moderno. Queste domande ci portano alla rilettura del 26° canto, come alla rilettura di tanti altri brani della Divina Commedia, e ci portano a questa scelta che ognuno di noi penso possa fare in maniera autonoma. Come ha detto prima Simona, sappiamo che all'inizio del 1300, quando Dante incomincia a scrivere la Commedia, aveva un rapporto con la divinità sobrio ma intenso, e non si sarebbe mai sognato di dare alla Commedia il termine divino. Sappiamo che fu Boccaccio poi a definirla divina, ma sappiamo anche che Dante aveva tentazioni erudite, non certo da Divina Commedia, ma sicuramente Dante era conscio di quello che stava scrivendo, Dante era conscio dello sforzo letterario che stava mettendo in atto. E allora, quando, come abbiamo sentito prima da Vincenzo, la doppia fiamma si avvicina a Virgilio e Dante, Dante, il nostro pellegrino, si tace, scompare, l'abbiamo ascoltato poco fa, diventa l'impronta della propria testimonianza, lasciando che sia il suo duca ad interloquire con i dannati. Glielo aveva detto prima Virgilio, va bene, lascia parlare me. Ma anche perché Dante non conosce il greco. Non solo non conosce il greco, ma anche perché qualcuno ha scritto che quella sorta di volgare utilizzata da Dante a Virgilio forse non avrebbe fatto molto piacere, quindi è una sorta di rivincita che Dante dà a Virgilio. La poesia serve a Dante solo per dare incisività al momento. Descrive quello che vede e sente, lo descrive soltanto, ma lo fa con una grande forza evocativa. E qui sono i versi che abbiamo ascoltato prima. Quando mi dipartì da Circe, comincia a parlare lo maggior corno della fiamma antica. È qui che incomincia il racconto di Ulisse, e quando diventa, secondo Dante, secondo molti studiosi, la dilatazione dell'orizzonte. Il quando diventa, partendo da Circe, partendo da quello che poi, come dice Ulisse stesso, fu chiamato da Enea e da Virgilio e dagli altri in Circeo, dice, quindi quando partì da lì, il quando diventa una dilatazione dell'orizzonte, questo orizzonte che non ha più i limiti. Allora qui forse possiamo cominciare a ripensare all'Ulisse che ha la voglia di conoscere, quest'Ulisse che vuole andare avanti. Incomincia la narrazione così, l'Odisseo comincia a narrare in questo modo, frapponendo momenti di nostalgia a momenti di sete di conoscenza. Né la dolcezza del figlio, né la pietà, non la pietà, come abbiamo anche visto nel primo canto, perché è la pietas a cui si rifà Dante, la pietas latina, non la pietà cristiana. Questo ormai è stato appurato, è stato acclarato, e quindi né la pietà del padre che aspetta e nemmeno l'amore muliebre lo poterono trattenere e vincere. Che cosa? Vincere quell'ardore che ebbe a divenir del mondo esperto. Così fa dire Dante ad Ulisse: io partendo da Circe non tornai ad Itaca perché volevo divenire del mondo esperto. Ed è, ripensiamoci un attimo, non è un inno alla conoscenza, non è un inno al libero arbitrio, non è un inno alla volontà di andare oltre. Se è vero che quei limiti delle colonne d'Ercole, lo stretto di Gibilterra, Ceuta e Melilla erano stati posti forse per essere superati, Dante coscientemente fa dire a Ulisse la meta del suo viaggio,
fa raccontare quando giunse alla foce stretta dove Ercole segnò i suoi riguardi a ciò che l'uomo più non si metta. Lo sapeva benissimo Ulisse nella descrizione di Dante che stava andando oltre, che stava andando per i deserti passi, che stava andando nell'oscuro, ma sapeva benissimo Ulisse che se non si osa non si conosce. Ancora una volta possiamo leggere nelle parole di Ulisse il suo essere consigliere fraudolento. Almeno questo ci fa capire la Righieri. O fidati che per 100.000 berigli siete giunti all'Occidente a questa tanto piccola vigilia dei nostri, scusate, sensi, e qui è un imbroglio. Qualcuno ha detto che Ulisse imbrogli i suoi vecchi compagni, i quali, era un politico, grazie, i quali partendo da Circe volevano ritornare a casa. Ma Ulisse li imbroglia, ecco perché consigliere fraudolento, quando dice considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. L'inganna. Ma Ulisse l'inganna perché sa, come abbiamo sentito prima, che solo così acconsentiranno a quello che è il folle volo. Ed ecco dove il pensiero di Dante si presta a personali interpretazioni, quando facendo parlare Ulisse gli fa dire ma misi me per l'alto mare aperto. E il ma è stato ormai rimarcato più volte disgiuntivo, il ma misi me. Quindi non mi misero, non salì sulla nave, ma misi me. E chi è che mette se stesso? Con queste parole Ulisse, oggettivando la sua persona, che è gestita dalla sua volontà, quindi l'Ulisse uomo, quasi ci viene a dire, ho desiderato mettere me stesso in alto mare aperto e sconosciuto, l'ho desiderato. Non è stato né un caso e né mi è stato imposto. Sappiamo poi che Dante non aveva letto l'Iliade e nemmeno l'Odissea, per un motivo semplice, non conosceva il greco. E lo dice, come ha ricordato prima Simona, Virgilio all'inizio del canto, dice, lascia parlare me perché tu non conosci il greco. Però conosceva l'esistenza dei viaggi di Ulisse, perché aveva letto sicuramente il capitolo dell'Eneide riferito ai ciclopi, ma aveva letto, e lo cita in altre parti, che cosa? Cicerone. Cicerone che scrive qualcosa che lo riguarda. Mentre si appresta a descrivere i dannati, i due dannati che stanno nella fiamma doppia, quando poi comincia a parlare lo maggior corno della fiamma antica, parla Ulisse e Diomede sta zitto, e Diomede, il suo fido compagno, il consigliere, rimane zitto. Forse Diomede sta pensando fino alla fine, caro Ulisse, mi hai imbrogliato, mi hai consigliato male, sconto con te anche parte di bene che forse non erano mie. Le parole di Cicerone potrebbero essere state forse un buon viatico per tutto il canto di Ulisse, perché Cicerone scrive, e Dante conosce questo scritto, è innato in noi un amore così grande della conoscenza e della scienza che nessuno può dubitare che la natura umana sia attratta da queste cose senza essere allettata da alcun guadagno. Il conoscere per conoscere. Ulisse non va a conoscere per guadagnare, non va nemmeno a conoscere questa volta per prendere gloria, va a conoscere perché proprio nell'istinto dell'uomo. La descrizione del viaggio di Ulisse non annovera per Dante di tornavita, essendo le notizie che Dante trae dalla tradizione medievale. Forse, ma Ulisse voleva veramente ritornare a Itaca. Dopo 20 anni di guerre e scorribande per il Mediterraneo, dopo essere fuggito dagli incantesimi dalla maga Circe, voleva ritornare a quella che Foscolo definisce la sua petrosa Itaca. A trovare che cosa?
a ritrovare un padre morente, un figlio angosciato da una serie di complessi, una moglie che l'aspettava, una moglie che aspettava nell'attesa infinita. Oppure aveva la sete di conoscenza viva, forte. Dante dà questa versione. Ulisse non vuole ritornare a Itaca perché Ulisse ha voglia di conoscere. E allora è l'Ulisse uomo che Dante ci descrive. Quando Ulisse dice, ma misi me per l'alto mare aperto, il mare aperto è la metafora del mondo culturale che si apre intorno a noi. È la metafora forte, è la metafora della cultura che si apre intorno. Nel mare non ci sono strade segnate e fino all'ultimo metro si può cambiare direzione. Però poi Ulisse aggiunge, purché le forze divine lo permettano, e qui Dante fa il suo richiamo, dice certo che si può cambiare direzione fino all'ultimo, però nel cambiare direzione dobbiamo ricordarci che c'è sempre, che cosa? C'è sempre il divino. Forse questa è la versione del Dante medievale, sicuramente legato alla fede che in Ulisse era mancata. Ma possiamo anche leggere il canto come un inno alla scelta consapevole che ogni essere umano può fare accettandone le conseguenze. Ecco il Dante moderno, ecco l'Ulisse moderno. Ulisse sceglie consapevolmente e ne accetta le conseguenze. Accetta di andare verso l'ignoto pensando che può anche essere qualcosa di molto periglioso. Dante ci racconta, come abbiamo sentito prima, del naufragio, dove i remi sono diventate le ali per il folle volo, e utilizza termini marinareschi con una perizia da nostromo. Sappiamo bene che quando una nave affonda, l'ultima parte che rimane a galla è la poppa della nave, la parte posteriore. E quindi Dante, nel descrivere la fine di Ulisse, utilizza termini marinareschi, ci dice proprio, ci fa vedere come la nave si inabissa. E allora qualcuno potrebbe pensare è la dimensione materiale, ma aggiunge qualcosa e quindi ci fa comprendere la sua dimensione metafisica quando chiosa come altrui piacque. Sì, è vero, vi sto descrivendo come prima ci aveva descritto la rotta, che è una rotta. Oggi i moderni cartografi ci dicono che è una rotta che, uscendo da Gibilterra, passa per le attuali isole Canarie, scende ancora più giù, passa il Golfo del Leone, la Luna 5 volte sorge, 5 volte tramonta, e poi però ci dice come altrui piacque. E allora qui Dante non dà il senso alla perizia marinaresca di Ulisse. Più forte della tua voglia di conoscenza, caro Ulisse, più forte della tua abilità di navigare, sei passato in mezzo alle sirene, sei passato indenne da Scille e Caritti. Più forte di questo è stata la fede in Dio che tu non hai avuto. Forti sono sempre state le suggestioni che in tutti noi che l'abbiamo letta hanno suscitato i versi del 26° canto. Ma andiamo a vedere qual è la pena, qual è la colpa di Ulisse. La potremmo descrivere così, perché poi è stato condannato nell'ottava bolgia. Consigliere fraudolento con abuso di intelligenza inteso ad architettare inganni. Vedete l'intenzionale, consigliere fraudolento inteso ad architettare inganni. E 3 sono i capi di accusa per Ulisse: la profanazione del palladio, del tempio dedicato a Palla di Atena, la morte di Tedamia quando Ulisse va a prendere Achille, e lo ricordiamo, Teti, sapendo che Achille sarebbe stato il più grande degli eroi di Troia, ma sapendo che sarebbe morto, chiede a un suo amico, al suo amico re, di nasconderlo travestito da donna. Achille si nasconde travestito da donna, però è più forte l'amore che prova per la figlia del re, per Deidamia, e quindi si rivela. Ha una storia
d'amore struggente che Ulisse, quando lo va a cercare, scopre. Dicono: qui non c'è nessuno, qui non c'è nessun guerriero, quella è mia figlia con le sue ancelle e le sue donne, e noi sappiamo che Ulisse usa uno stratagemma per cui Achille butta via i suoi vestiti e veste le armi, quelle armi che Ulisse dice, queste sono le armi. Mandando via abbandona la sua amata Deidamia, la quale per il dolore si uccide, quindi è la seconda colpa di Ulisse, e la terza colpa è quella più famosa e più conosciuta, è il cavallo di Troia. Terza colpa è l'inganno per terminare una guerra. Ma questo percorso giudiziario, se ci pensiamo adesso, anche con la giustizia della Divina Commedia, ci appare di difficile comprensione. Che rapporto intercorre fra le colpe di Ulisse e la tremenda pena che condivide con Diomede nell'ottava bolgia? In altri casi Dante aveva dato forma più benigna alla giustizia divina, ma forse, e questo lo abbiamo detto e lo ricordiamo, Dante usa una metafora. Dante, in piena cultura tardo medievale, in piena cultura intrisa dei dogmi della fede, vuole fare una precisa accusa, fa riferimento a quelli che sono i consiglieri fraudolenti. E chi erano per Dante consiglieri fraudolenti? Quei filosofi presuntuosi che, abbandonando la fede e la scolastica, quindi abbandonando la filosofia ancella della teologia, violano l'ignoto straparlando di ciò che non possono sapere ed inducono in errore quanti li stanno a sentire. Dante è violentissimo da questo punto di vista, e qui Dante è medievale, Dante è forse non molto accettato da noi, se ci ripensate. Dante definisce tutti i filosofi che non si rifanno alla tradizione cristiana della filosofia imperante dopo i concili e dopo le esortazioni di tutta la cristianità come consiglieri fraudolenti. Perché? Perché inducono in errore tutti coloro i quali li stanno a sentire. Se ci fermassimo a queste considerazioni, allora Dante sarebbe un uomo del Medioevo, ma le valutazioni ambigue su Ulisse che sono state date nel corso dei secoli ci fanno riflettere. Qual è la prima valutazione che potremmo dare di Ulisse? Canaglia, che invece di tornarsene a casa, forse con una piccola orazione inganna anche i suoi fidi compagni, stanchi e vecchi, non conoscendo la legge divina. Quindi giusta condanna per Ulisse, che Dio punisce inabissandolo fra i suoi pari nell'ottava bolgia. Però personalmente io propendo per una seconda versione, la versione che ci rappresenta un Ulisse magnanimo, il quale sì, è vero, in tempo di guerra ha ordito gli inganni, per cui adesso è giusto che bruci nel fuoco dell'inferno, ma poi, ed è l'Ulisse moderno, è l'Ulisse che si avvicina a noi, acceso da insaziabile passione di sapere, rinuncia alle consolazioni della famiglia, si avventura oltre i termini del mondo conosciuto, non per curiosità, ma per esperire nell'eccesso di sé in una specie di ascesi umanistica. Quindi l'Ulisse uomo che ascende come uomo e non come emanazione della divinità, che cosa? L'impronta di Dio. E qui Dante ce lo dice. Ulisse ha l'impronta di Dio in quanto creato, ma che cos'ha? Però Dio non lo ha dotato del privilegio della grazia. E allora ecco perché Ulisse è destinato a perire. Ed ecco che Ulisse sconta con una morte da eroe la sua tragica e solitaria grandezza d'animo, vittima irredente di un'arcana giustizia. In questa luce, allora, l'Ulisse di Dante è un personaggio di una gran taglia tragica. E il poeta stesso finisce per identificarsi con Ulisse. Quando si identifica con Ulisse? Quando fa vedere anche la sua vocazione, Dante, ghibellin fuggiasco, a pagare di persona per le sue scelte. E soltanto
Il magistero filosofico di Virgilio lo aiuta a passare indenne nell'inferno e poi ad arrivare al purgatorio. Però c'è un'altra cosa che avvicina Dante a Ulisse, il folle mulo. In fondo abbiamo anche un'altra lettura della Divina Commedia. Allora, con Ulisse il poeta condivide non solo l'orgoglio intellettuale e l'insofferenza per la meschinità del cuore, quando il quieto vivere ci sopravanza impedendoci di prendere le parti, quindi di essere partigiani. E Dante più volte ha invettive tremende contro chi? Contro coloro i quali anche i suoi concittadini di Firenze o delle città vicine che non hanno saputo prendere le parti. Essere partigiano per Dante vuol dire saper prendere le parti. Ma queste considerazioni per Dante non comportano una dissociazione dei rigori della giustizia di Dio. Segnano invece quella che può essere la trafila iniziatica del peccatore, il quale, secondo Dante, e lo fa parlando di Ulisse, attraverso la sua ammissione di colpa si può salvare. Ed è quello che farà Dante. Dante, come abbiamo sentito nel primo canto, ammette di essere peccatore, però dice poi: per fortuna c'è Beatrice lassù che mi sta aiutando, quindi io sono un peccatore e la via iniziatica è quella della salvezza. Ma l'Ulisse di Dante, questo Dante Ulisse, perché alla fine nel canto non sappiamo quanto parli di Ulisse o quanto parli di se stesso, è una figura pressoché illimitata. Illimitata perché si irradia per tutti il poema sacro. Noi ritroviamo i rimandi a Ulisse in tanti altri canti, in tanti altri pezzi, perché è Dante stesso che si identifica con Ulisse, ma non soltanto illimitato. E concludo: Ulisse illimitato, ma anche forse indeterminato. Perché? Perché nella enigmatica semplicità del suo racconto, nel racconto che Ulisse fa, sembra un raccontino. Siamo partiti, siamo usciti, li ho convinti, siamo andati oltre le colonne di Ercole, siamo arrivati a vedere una montagna, sembra un racconto, però in questo suo racconto Ulisse che cosa fa? Documenta quello che a Dante forse premeva, l'indeterminazione della poesia, perché Dante ha sempre sostenuto che la poesia non è scienza esatta, che la poesia è indeterminata, quindi l'indeterminazione della poesia, l'umano, il sensibile, l'ignoto, ed è la chiosa finale del pensiero, si fondono. Quindi per Dante è nella poesia indeterminata che si fondono l'umano, il sensibile e l'ignoto. E con questa indeterminazione noi possiamo, forse stasera, credo proprio di sì, ancora una volta dichiarare che Dante, dal suo Medioevo, si proietta fino ad oggi come un cono di luce. Un cuore di luce che ci apre gli orizzonti della conoscenza. Ce li apre gli orizzonti, sta a noi decidere verso quale direzione indirizzare la luce. A noi che siamo umani, e quindi come umani siamo nella possibilità fallace della scelta, il libero arbitrio e la possibilità fallace della scelta, ma per questo siamo spiriti liberi, capaci di scegliere, oppure, Simona, condannati a scegliere. Noi siamo capaci di scegliere con libero arbitrio, oppure siamo condannati a scegliere. Antonino, grazie, una perfetta e sublime esegesi del canto 26esimo. Hai aperto un dibattito non indifferente: liberi di scegliere o costretti a scegliere. Al giorno d'oggi è difficile dirlo, soprattutto nel campo bioetico. Abbiamo delle cose, delle novità che non importano l'uomo a compiere delle scelte. Essere scientisti, essere tecnicisti, paternalismo, obiettori di coscienza, di tutto e di più, soprattutto quando si tratta di
manipolare e avere a che fare una vita, con la vita. Io sono un insegnante di etica. Molte volte i miei ragazzi mi chiedono: è giusto o non è giusto comportarsi in questo modo? Quando si può intervenire? La manipolazione genetica fino a che punto può arrivare? A che punto la scienza può andare a cozzare contro l'etica e la morale di un uomo? Giovanni Paolo II anni fa scrisse una bellissima enciclica, rifacendosi anche molto alla Gaudium et Spes, sul rispetto della vita nascente e la dignità della procreazione. Io adesso, siccome ho un parterre bellissimo questa sera, ricco, io scendo e vado a stuzzicare qualcuno. Prendi l'altro. Ok. Dottoressa Volteri, invita una dottoressa, un medico, quindi cosa ne pensi? Per prima cosa, perché io, però è evidente che in cui la medicina può decidere di non lasciare andare un paziente o di lasciarlo andare. E questa è una scelta che ogni medico prende in totale sia autonomia che serenità che capacità di affrontare le condizioni, però molto spesso tutto questo richiede il consenso, l'aiuto, la partecipazione molto spesso di familiari, perché quando si arriva alla fine vita molte volte è necessario decidere di lasciare andare una persona quando non ci sono più speranze, e questo non è facile per un medico, è sempre una scelta non solo difficile, ma da non consentire la scelta individuale e da ricercare il consenso, l'informazione, l'aiuto, il pensiero di chi è vicino a questo fine vita. Inoltre c'è da dire che la legislazione italiana non aiuta, non è mai riuscita ancora a fare una legislazione che sia comprensiva, che sappia essere nello stesso tempo rispettosa della vita e rispettosa anche della morte, di una buona morte, perché ognuno di noi ha diritto ad una morte dignitosa. Quindi questi sono temi enormi che mi sento di dover ricordare a me stessa, sentendo le parole e le riflessioni che sono state fatte sulle polizie della sanità. Grazie Pida, grazie. Dottoressa Maria Ida Gemelli, un altro medico, fortemente cattolica. Buonasera, cosa dire? Grazie soprattutto per questa bellissima serata, insomma avete affrontato tematiche come appunto l'umano, il sensibile, l'etica. Grazie anche perché questa sera mi avete fatto ritornare un pochino bambina, ragazza, anzi giovane possiamo dire, perché affrontando appunto il tema di Ulisse, di Dante, di Ulisse e di Omero, e mi ricordo proprio effettivamente già nel 68 la fiction, quando c'è stata insomma
lo sceneggiato precisamente, e abbiamo conosciuto la figura di Ulisse, no? Sì. Abbiamo conosciuto nel 68, io ero giovanissima, era Irene Papas nella parte di Penelope, e poi c'era l'attore Femiù che è nella parte appunto di Ulisse. E mi ricordo benissimo lo sceneggiato con Giuseppe Ungaretti, non so se ve lo ricordate pure voi, relatori mi riferisco. Certo, Giuseppe Ungaretti, ecco, che faceva il riassunto con grande fatica. Con voce stentorea, appunto, lui faceva la prefazione allo sceneggiato. E abbiamo visto un Ulisse, diciamo, che ha affrontato tantissime prove. Ulisse per me è diventato, cioè lo potrei paragonare appunto a un supereroe dei nostri giorni, no? Perché ha affrontato tantissime nel suo viaggio, perché questa sera parliamo proprio di viaggio che poi lo possiamo ampliare come etica, ma diciamo attenendoci appunto alla letteratura. Ha affrontato tantissime prove, ricordiamo appunto i ciclopi, mi ricordo da ragazza, per me i ciclopi, queste figure fantastiche, cosmogoniche, perché infatti ritroviamo gli stessi ciclopi anche nella Bibbia, ecco. Ulisse con la sua astuzia riuscì assolutamente a superare, accecando, tutto lo sappiamo, appunto Polifemo, è riuscito a superare anche Circe, la maga Circe, dando appunto i fiori delle essenze date da Hermes, se vi ricordate, insomma, c'è la citazione. La Tofagi, la furia di Poseidone, eccetera, eccetera, e non solo, ma addirittura io vedo appunto Ulisse non solo come un supereroe, ma che tutta la letteratura e non riporta la figura di Ulisse, per noi è sempre un simbolo. Ricordiamo per esempio Cesare Pavese, citati, che parla di mente colorata di Ulisse, no? C'è come anche voi avete citato appunto Ugo Foscolo con Azzacinto, no? Che addirittura si paragona appunto Ulisse a se stesso per il suo viaggio, cioè perché è stato anche lui un esodo politicamente perpetrato, diciamo, ma anche ricordiamo che Ulisse è stato appunto riportato anche dai cantanti. Se noi volendo appunto trattare Lucio Dalla con Itaca, De Gregori, e Guccini, ad esempio. Eppure, e vengo anche a farti una domanda, anzi due domande ti vorrei poi, eppure Dante, come avete detto, lo posiziona nell'ottavo bolgia, nell'ottavo cerchio, come fraudolento. Fraudolento perché effettivamente aveva ingannato con astuzia, e poi soprattutto perché aveva superato quelle che erano le colonne d'Ercole. Quindi non poteva assolutamente, per una visione cristiana medioevale, cioè del periodo, superare le colonne d'Ercole, perché effettivamente rappresentava la morte e la fine dell'uomo, sfidare Dio. Bene, la mia domanda è questa che vi pongo. Quanto c'è però di similitudine, se noi ci pensiamo, tra Dante e, che sembrano due figure apparentemente separate, no? Perché una è una visione laica, l'altra è una visione, Dante ha una visione prettamente cristiana. Quanto c'è appunto di collegamento e di fusione? Perché tutti e due sono dei viaggiatori, se ci pensiamo bene. Cioè Dante fa un viaggio all'interno della Divina Commedia, e con la Divina Commedia entra appunto in questo viaggio. E Ulisse lo stesso. Quanto c'è appunto di correlazione fra questi due personaggi? E poi ti vorrei chiedere, come grandissima professoressa che io stimo, lo sai quanto ti stimo, e quanto l'uomo appunto oggi, come etica, come morale, ha superato quello che sono le colonne d'Ercole attualmente. Grazie. Grazie a te. Io posso rispondere alla seconda domanda.
L'uomo sì, sta sfidando Dio. È vero, se Dio esiste, l'uomo lo sta sfidando, ma sta sempre nella ragione umana saper dove porre, dove mettere i paletti. Non possiamo rimanere spettatori passivi di quello che sta succedendo, perché per quanto lo scientismo, la ricerca, la tecnologia può andare avanti, può proseguire, sempre si vanno a toccare quei valori insiti nella natura umana, qual è la, soprattutto la dignità, l'uguaglianza. Non parliamo di tolleranza, perché io posso tollerare un mio mal di testa, non parliamo di tolleranza nei confronti degli altri. Io tollero il mio dolore, il mio mal di testa. Un uomo io non lo tollero, un uomo io lo amo. Una persona è uguale come me, indipendentemente dalla razza e dal colore. Quindi l'uomo deve sapere fino a che punto è giusto, in base alla propria coscienza, alla propria morale, alla propria educazione, ai propri valori insiti della propria natura, fino a che punto poter arrivare. Perché altrimenti non ci sarebbe più la dignità umana, si verrebbe completamente a spezzare. Noi abbiamo adesso assistito al Covid, ragazzi che lavorano al nord, purtroppo, come diceva Antonino, si sono trovati a scegliere chi intubare. È drammatico, è terribile. Uno pensa ai nonni, pensa agli zii, pensa alle persone anziane, eppure questa scelta è stata fatta, perché purtroppo, non avendo le strutture necessarie, non stiamo qui adesso a recriminare su le responsabilità politiche, le strutture, non le strutture, no, facciamo i conti con la realtà. I macchinari non c'erano, dovevi fare il conto con quello che avevi sotto mano e dovevi scegliere, ed è stato drammaticissimo. Per quanto riguarda il viaggio, il parallelismo del viaggio Dante e Ulisse, potrei anche risponderti, ma lascio la parola agli esperti. Posso dire una cosa? Ho un'idea diversa della figura di Ulisse. La conoscenza certamente è il fine del desiderio che tende a realizzarla, ma in quanto sia realizzata, essa è di nuovo desiderio. La natura del desiderio è tale, infatti, che essa non sarebbe il desiderio se, realizzandosi nella conoscenza, questo lo estinguesse. Il desiderio non può essere estinto nel risultato dal quale, infatti, inesorabilmente risorge. Ulisse è dominato da questo unico pensiero, il pensiero dell'oltre, che lo determinava come eroe, non della libertà, non della virtù e della conoscenza, considerati in astratto, ma dal destino della necessità. Ulisse non è l'uomo dell'eroismo, dell'audacia, della sfida, è l'uomo della necessità, che agisce nel desiderio, la cui natura è tale che nell'andare sempre oltre se stesso non può trascendere questo suo estremo carattere. Ulisse in fondo è l'incarnazione del desiderio, che va continuamente oltre se stesso e che non può essere dominato, e questo andare oltre se stesso fallisce, per poi ricominciare vittima nobile del desiderio. Questa è una mia riflessione sulla figura di Ulisse. E mi permetto di dire anche un'altra cosa. Non bastano 800 pagine per parlare di Ulisse nella cultura occidentale e orientale. Non bastano 800 pagine. Dal momento in cui si inizia a parlare di Ulisse nell'Odissea e nell'Iliade, fino ai nostri giorni una marea di autori, di filosofi, di pensatori hanno parlato di Ulisse. Vi consiglio di andare a leggere l'undicesimo canto di Questo è un uomo di Primo Levi, che riprende la figura di Ulisse,
Un altro consiglio, andate a leggere Il silenzio delle sirene di Kafka, andate a leggervi le poesie di Walt Stevens, che ha scritto delle poesie proprio su Dante, e l'elenco non finisce qua. Grazie, grazie. Grazie Luciano, grazie. Primo Levi infatti raccontava la storia di Messa addirittura di un lavapiatti durante la sua prigionia. Professoressa, stavo arrivando. Io vorrei porre l'accento su quel folle, sull'arte come follia, sulla creatività, su quell'oltre, su quell'inconscio, su quel quid che è nel cervello dell'uomo e che noi attribuiamo alla passione, all'amore, al desiderio di cui parlava Luciano. E quindi non solo Ulisse è un personaggio forse di tutti i tempi, io direi, non solo dei tempi moderni, perché poi realizza quella figura di uomo che è creatore e anche ragionatore e che non riesce a stare fermo. E mi volevo soffermare appunto sulla concezione dell'arte che in questo caso utilizza il dolore dell'uomo, la sofferenza non solo di uno ma di tutta una comunità. E qual è il valore? I medici si sono soffermati su questo, non hanno parlato di eutanasia ma di fine della vita. E io vorrei suggerire un'altra lettura addirittura della Divina Commedia, che mi viene a mente proprio perché ci stiamo forse laicizzando, direi, oggi nel nostro tempo. Stiamo più con i piedi per terra e non con la visione celeste, che sì, ci intriga, ci avvolge, ci fa pensare, ci fa sognare, però nello stesso tempo non abbiamo certezza. E io vedo i tre mondi di Dante come la trasformazione del dolore umano, perché si va dal profondo, poi si va alla purificazione e fino poi alla sublimazione. Perché che cos'è? I santi che cosa hanno fatto? Hanno sofferto nella loro vita. Dio, va bene, Dio non ha sofferto, si può pensare, però se Dio è motore dell'universo, se Dio crea, se Dio sa tutto e vede tutto, se è così, e anche lui passa per tutte le fasi della sofferenza, del dubbio, di ciò che è giusto fare e ciò che non è giusto fare. Quindi vedo anche questa sublimazione che nello stesso tempo è una mia opinione, credo che anche Dante forse valorizza la follia. Se fosse Freud direbbe che è qualcosa che è dentro dell'uomo che non riusciamo, come dire, a definire completamente. Però grazie all'arte, grazie alla creatività, grazie a questo tocco di follia possiamo accettare sia il viaggio di Ulisse, sia l'oltre e sia anche il valore etico di tutta la Divina Commedia. Certo, posso, Simone? Grazie, prof. Due riflessioni. Una è sul grande architetto dell'universo, sul gran geometra, come lo definisce Dante, no? Su questa... su Dio che riesce a creare le leggi, o come poi le ha definite Kant, il cielo stellato sopra di me, però poi Kant diceva la legge morale dentro di me, quindi la perfezione dell'universo e poi per fortuna, diciamo noi, laicamente, ma senza disconoscere l'esistenza di Dio, però ragionando senza nessun legame, nessun preconcetto, per carità, possiamo dire la capacità di scegliere, no? Uomini liberi, uomini e donne, quando diciamo uomini, scusate, però purtroppo è così, io generalmente preferisco dire sempre il genere umano, anche se anche al maschile, però la possibilità di scegliere. E a me viene in mente un altro grande del Rinascimento, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci che ci consegna quello che qualcuno chiama l'uomo dell'euro, no? L'uomo di Vitruvio, sì. L'uomo di Vitruvio che è inserito in se stesso, l'uomo di Vitruvio
che dentro il cerchio con tutti i richiami ai triangoli, però che cosa fa l'uomo di Vitruvio? Tocca, perché la realtà va toccata. L'uomo di Vitruvio tocca il cerchio, è il passaggio, è la conoscenza, la possibilità di decidere quale parte toccare. L'uomo di Vitruvio che tocca perché sa che la realtà va toccata per essere capita. E se io capisco la realtà perché l'ho toccata, e se io la capisco con la mia capacità di scegliere, con la mia volontà, sapendo anche di poter sbagliare, se la capisco la posso anche spiegare. E allora questo è il dono che ci ha fatto il gran geometra, il grande architetto dell'universo, è questo: ci ha dato la capacità di capire la realtà, toccando la realtà, perché se noi capiamo la realtà, soltanto allora possiamo spiegarla. E allora questa è l'altra rilettura di Dante, Dante che ci aiuta nelle tre cantiche a capire quella che era la sua realtà. Ieri abbiamo sentito, lo sappiamo tutti, che e lui lo dice, è stato influenzato dall'abate Gioacchino da Fiore, ma è stato influenzato da tanti altri. Però Dante ci aiuta poi alla fine a comprendere, poi si fanno delle scelte. Io ricordo quando avevo 14 anni, nel 74-75, lessi un libro che aveva mia sorella, più grande di me, amante di letture classiche ed umanistiche, che era un libro di Mario Tobino. Mario Tobino, psichiatra, lo conosciamo perché ha scritto Su per le antiche scale nel 75-76, dove descriveva i personaggi del manicomio di Lucca. Ma Mario Tobino scrive anche Biondo e Rebello, che non è l'incipit del canto di Manfredi, ma è la descrizione di Dante giovane. E Tobino ci dice: Dante da giovane era biondo ed era bello. E quindi Dante ha fatto le sue scelte. Ecco perché il folle volo lo appassiona, perché Dante ha fatto anche lui il suo folle volo, il folle volo dell'amore che l'ha portato a scrivere. Se ci pensate, Dante dice: io ho scritto la Divina Commedia, il Poeta Sommo, perché? Perché ero innamorato di Beatrice Portinari. Dice, forse. Noi sappiamo poi quali sono le altre implicazioni, però sono tutte quelle cose che ci danno. Questa sera, prima di uscire da casa, ascoltavo una cosa che ci fa pensare. Uno studioso di storia dell'arte è riuscito a identificare il luogo dove Vincent van Gogh ha dipinto quegli alberi due giorni prima di morire. Perché li ha visti, li ha trovati, dice, sono così, dopo 100 e passa anni sono uguali, vicino a dove lui stava. E allora perché Van Gogh, Ligabue, Aldamerini? Ma quanta follia c'è nell'arte? Allora è giusto quello che dice la professoressa, forse questo pizzico di follia che è stato dato agli umani ci ha portato anche a creare le opere d'arte. Dalla musica, dal trillo del diavolo, anche il giudizio universale, di Michelangelo è ispirato proprio all'inferno dantesco. Il Michelangelo che si arrabbia con Giulio II, esatto, no? E quando dalla Cappella Sistina lui a 7 passametri sulle impalcature passa le ore sdraiato, perché sappiamo che Michelangelo per dipingere si era fatto fare delle impalcature con dei pagliericci e dipingeva, e Giulio II da sotto gli dà fastidio, lo tormenta. A un certo punto sappiamo che Michelangelo non ne può più e gli lancia addosso il secchio con la vernice, con la pittura, sì, cercando di colpirlo, perché lui dice: ma che cosa mi stai dicendo, tu misero papa, tu piccolo papa? Io sto dipingendo Dio, io sto ultimando questo dito che non si incontra fra Dio e Adamo, e tu mi dici la nuvoletta a destra perché ha disegnato con quella faccia brutta il cardinale a sinistra. Quindi è proprio, io penso che la Cappella Sistina vada vista, vada ammirata. Abbiamo avuto la fortuna di vederla con la mia compagna pochi giorni fa ancora una volta, ed è splendida, perché la Cappella Sistina non è un monumento della fede, è un monumento della razionalità e della bellezza che l'uomo può fare. Vero, 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 grazie Antonino, grazie. Allora, noi siamo
giunti alla fine di questa serata. Grazie a tutti per essere qui, grazie alla favolosa macchina di Alb che si mette in moto ogni sera e si mette in moto mesi prima per poter realizzare tutto ciò. Scusa un attimo Cosimo, io sono una romanticona e vorrei chiudere con una poesia prima di darti la parola per il finale. Vincenzo, prego. La più bella dichiarazione d'amore che una donna vorrebbe sentirsi dire. C'è mia moglie. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia, quando ella altrui saluta, ch'ogni lingua deven tremando muta e gli occhi non l'ardiscono di guardare. Ella si va, sentendosi laudare, benignamente ed umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare. Mostrasi sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al cuore, che intender non la può, che non la prova. E par che dalla sua labbia si muova un spirito soave, pien d'amore, che va dicendo all'anima, sospira. Grazie. Grazie. Presidente. Beh, l'avevo anticipato, avvicinarsi a Dante non era facile. Aggiungo, da parte nostra ci è voluto un po' di coraggio e noi l'abbiamo avuto. Eravamo consapevoli, ma eravamo anche consapevoli che bisogna riuscire a portare al grande pubblico quello che di grande abbiamo, quindi vincere questa paura. Ed è questo il motivo che ci ha spinto a portare Dante stasera in mezzo a noi. Domani, c'è un'altra domani, sì, domani parleremo di cammini spenti, ma parleremo di cammini spenti perché abbiamo voglia di riaccenderli. Quindi vi aspetto domani alla stessa ora, alle 22, inizieremo. Grazie a tutti e buonanotte. Buonasera a tutti. Prego, Claudia, dai, sali. Claudia Albanese, un'altra componente di ALB. Salve. Simona. Bellissimo. Luciano, manco quando ti laureasti, Luciano. Non si usavano. Brava Claudia, brava. Vabbè, al presidente che cosa? Lui è un sommo presidente, quindi abbiamo dato pure la laurea. Grazie. Simona, vai più vicina là, così vi prendo vicino al presidente. E senza loro? Con la loro. Con la loro. Dopo questa laurea. Sono bellissimi con la loro. Fatto? Allora domani, ore 22, iniziamo. Alle 18. Grazie. Ciao.